Vi rendete conto, ragazzi, che se non lasciate il mi piace moriremo tutti? Guarda quanti ce ne sono, stanno cercando di resuscitare Ladybug. Salve, sono Game Time e oggi siamo con me stesso sul seed di Ladybug.exe morta. Chi c'è? Chi è lei? Chi è? Io sono una TV parlante. Sei una TV parlante, non parlante. Vabbè, dai, parlante. È Mister Tele. Yeee! Sei molto sus. No. Oh, questa è casa mia di Spado, eh. Oggi sostituisce Frostinox perché ha avuto un appuntamento amoroso con Midnight. È la Madonna. È la Madonna, vieni. Qua dentro, nello scorso episodio, c'era una tizia bruttissima e laggiù c'era Ladybug.exe. Ed è successo il finimondo. Però Ladybug.exe è sparita. Per essere salutati in un prossimo video, fatemi sapere chi preferite dei .exe che faccio e se avete mai trovato un cimitero su Minecraft. E io vi saluterò nel prossimo video. E in questo video devo salutare due persone che sono Luto, Margherita, Colosio e SCP-4335 tra parentesi l'intruso. Per essere salutato anche tu, commenta con quello che ti ho detto prima mettendo l'hashtag all'inizio, però. Tele, perché piangi? Tele? E piango. Perché piangi? Perché piango perché è morto Ladybug. Ma non c'è Ladybug. Comunque con la tizia la settimana scorsa ha cercato di infilarmi al posto suo dentro la bara e te piangi? Ma va, che è Ladybug. Cos'è successo? Ma qua ci sono bar in più. Queste non c'erano, questa è senza nome. Quindi ora cambio il cartaceo, ci scrivo il tuo e ti ci infilo. Luca.exe. Oh mio Dio. Oh mio Dio, non dirmi che è quello che credo io. Non ci credo. Ma non ci crede, pure lui è finito in bara. Ma chi è che li ammazza? Dobbiamo scoprire chi è il mietitore delle anime dei .exe. Li sta ammazzando tutti. Oddio, Madonna, mi sono cacato addosso. Che cosa ci fa qua lui? Cosa vuole? Ma è metà umano, metà pesce. Ma lui è Alberto Scorfano. Ma perché? Ma guarda come va veloce, velocissimo. Guarda, c'è ancora pure le pinne, le cose. Come dove le ha prese? Ma ti rendi conto che ha pure iniziato a piovere? Ma che fa? Ma si nasconde dietro al cartello come se non lo vedessimo. Aspetta, Alberto, guarda che... Alberto, via. Apro la cesta e mi fotto il libro. Casa. Andiamo via. Ma perché uno Steve nell'inventario? Non lo so, non lo voglio sapere. Credo di aver ucciso qualcuno. Buttalo via, nell'inventario. Sono un killer. Lo metto qua, ok, il libro, eccolo qua. Finirai dove sono finito io. Questo è un messaggio di Luca.exe diretto a noi. Vi rendete conto, ragazzi, che se non lasciate il mi piace moriremo tutti? Ok, direi andiamo alla ricerca di prove schiaccianti che Luca.exe sia morto. Perché se non è morto, come ha fatto Ladybug, rischiamo veramente di finire al suo posto stavolta. Io voglio scoprire chi li uccide. La settimana scorsa Ladybug, questa settimana Luca, la prossima settimana chi sarà? E se questo messaggio l'avesse lasciato in realtà il killer? Come killer? Death killer? No, il killer che ammazza loro. Però Tele, se parli più alto ti sento. Allora, dobbiamo cercare questo killer che ha ucciso Luca.exe. Sì. Sì. Ma dove si trova? Non lo so, io direi come in ogni seed di solito ci sono. Oh mio Dio. Ma che è sta roba? Cos'è questo? Cos'è questa roba? Guarda, qua c'è un killer con un orsacchiotto che è una statua in realtà. Fammi vedere se si può rompere. Statua è uno youtuber, io lo conosco. Abbiamo uno youtuber americano. Hai rotto la statuetta. Adesso questa ci verrà a tormentare nel mondo. Cavolo, guarda, ci sono delle candele. E qua c'è tutta redstone. Guarda qua, questo è uno youtuber che io conosco. Se lo conoscete fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere tutti i passi. Seguitemi su Instagram, @lb53, per non perdervi nessun aggiornamento. E anche su TikTok, che vedo che vi piace tanto come piattaforma. Sono. Sì, ma non penso che mi devo seguire questa cosa. Ma se non lo segui. Se non lo segui, non avrai risposte. Non possiamo mandare un cattivo tipo un .exe buono, non so. Non esistono .exe buoni. Ma io ce l'ho. C'è la statua. Lo renderemo buono. Ce l'ho io la statua. Ah. Non si può rompere. Rompo di nuovo. Guarda. Vabbè, lasciamo perdere. Io direi scendiamo.
piano. No, hai una torcia, l'ho io. Ok, me la metto in mano. No, sono cibo. Oh mio Dio, la torcia ovviamente, ragazzi. Brutti spasti che siete molto sus. Ah, guarda! Che posto! Oh, Dio mio! Che ci fa lui qui? Via. È molto sus come cosa. Dov'è? Per me ci vuole spaventare in qualche modo. Può essere, magari anche lui. Oppure ci fa indicare dov'è casa sua? Non so. Forse lui è finito qua, magari. Lui è finito per sbaglio qua. Cos'è? Un elmetto. Oh, wow! Elmetto. Mio! Mio! Meo! Mio! Meo! La 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 la. Non ti avvicinare, non ti avvicinare. Oh! Non ti avvicinare. Oh! Tele, corri, corri, l'hai visti? Guarda sì. Quanti ce ne sono, stanno cercando di resuscitare, no. Ladybug. Oh! Credo che siano dei cultisti del suo culto, delle seguaci, perché è una femmina. Quelli che se ci fanno fuori sono dammi con le mele d'oro anche a me, grazie. Sto schiantando, dammi le mele d'oro. Grazie. No, non lì. Barico, ciao Tele. Ciao. Addio. Addio Tele, ti voglio tanto bene. Io faccio il giro di qua, me ne vado via. Ok, cerco di arrivare da di qua. Sono veramente preoccupato per Tele. Tele, ci sei? Sei vivo? Sei vivo? Dammi un segno di vita che mi cago addosso. Ok, aiutami, non ti trovo più. Non ti trovo più. Ah, ecco. Senti le risate, Tele. Stanno ridendo, credo che si stiano potenziando. Cosa hanno fatto? Ho visto qualcuno. Credo che abbiano resuscitato Ladybug.exe, perché ho visto le gambe di qualcuno che se ne allontanava. Lo so, non c'è più, credo che l'abbiano resuscitata, perché prima ho visto delle gambe di qualcuno che si allontanava. Ammazzali! Senti come ridono. Ma sono troppi. Senti come Tele. Ammazzali. Sono troppi. Non sono troppi. Aia. Sì che sono troppi, no. Sono 5, ce la possiamo fare. Non li faccio, non li faccio avvicinare. Sì che ce la possiamo fare, siamo fortissimi. Oh, aiuto! Sono qui. Scendo. Sono tornati, mi hanno circondato. Aiuto! Aprirò la vostra chest. Scoprirò cosa c'è dentro. E vi batteremo. Aia. Oh, cosa è successo? Grande. Ho il libro. Non lo so perché sono finito qua, ma qualcuno ci sta aiutando. Scappiamo. Entra. Bloccati, ok. Fammi leggere. Senti le risate. Ci sono dei numeri. Cosa possono essere questi numeri? No, io li ho ammazzati perché non li sopporto più che ridono dietro. Cosa possono essere questi numeri, Tele? Dei numeri. Cosa possono significare? Guarda, fammi leggere. Ok, vieni. Guarda, attraverso il muro. Vai. Io li picchio attraverso il muro, vai. Te prendi il libro e leggi. 1728, 35. Ma sono le coordinate. Coordinate? Di cosa? Mi hanno troppato l'anima. No, mi sa che è un posto. Venite. Ma li abbiamo quasi fatti fuori tutti, allora. Guarda, ce n'è solo uno. Muori. No, muoio io, blocco. Ok. Mangio la mela d'oro. Sento risate. Oh, sono arrivati in due. Ecco perché ridono, perché secondo me c'è un capo di loro qua dentro. Tele, non ti tippare che li sto picchiando. Muori. È morto. L'amico, svegliati, amico di quel tizio. Vieni, picchiami. No, magari non ora. Ok, senti che ora. Ok, rompo qua. Senti come ride. Muori. Ok, risata finale, ma è morto. Ok, qua non c'è più nessuno, vero? Ma quanti ce ne sono? Basta, non mi sopporto più. Basta, porca. Vieni, schifoso di un cultista. Vieni, raccogliamo le sue anime. Cosa possono essere quello che hai trovato dentro il libro? Di cosa? Sono le coordinate del mondo. Vuoi che mi devo trovare un'altra... struttura, un'altra forse. Devo camminare. Vabbè, quello lo sapevo. Se dobbiamo trovare qualcosa, che fai? Lo trovi stando fermo. Devi camminare, ti devi muovere. Quindi dobbiamo uscire dalla caverna adesso. Eh sì, andiamo in giro a trovare. Ok, usciamo. Ok. No, cosa è successo? Non c'è tippati. Ma non lo so. Ok, andiamo. Saliamo. Okay, stanno succedendo cose strane, ma. Ok, andiamo via. Controlliamo Luca che sia sempre lì e poi andiamo alla ricerca di queste fantomatiche coordinate. Vediamo. Oddio. Sì, è sempre qua. Ok. Abbiamo una sicurezza in più. Andiamo alla ricerca di queste coordinate.
Abbiamo trovato la casa di Luca.exe. Crediamo sia questa. Questa è quello che abbiamo visto alle coordinate. Come vedete dentro c'è qualcuno e noi dobbiamo scoprire cosa si cela all'interno di questa casetta. Vediamo, vieni. No, Tene. Noi potevamo fare come una barca invece di fare sott'acqua. Ma se la casa è sott'acqua, cosa ci vado a fare con la barca? Andare prima più veloce al centro. Ma perché? Ma con la barca, scusa, se tanto ci siamo, è qui, guarda. Vabbè. Un attimo, e eccoci arrivati. Oh, Dio mio. Bussiamo. Tic-tac. Magari con la mano, perché se ci vede con la spada, giustamente si arrabbia chiunque ci sia dentro. Vediamo se c'è qualcuno. Oh, c'è Alberto, è cattivo o no? È buono. Ok, possiamo entrare. Sembra buono. Credo che ci abbia tipo accolti in casa sua. Vedi? Vedi che versi che fa. Ci vuole mettere seduti? Ok. 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 Mi sono già rotto le palle, andiamo a girare casa. Ok, andiamo, vediamo. Guarda. Devo con calma. Questa casa è molto sus, non so perché. Ma mi sembra molto sus. Oh, quanti vestiti. C'è anche un tuo simile qua. Possiamo girare, aspetta. Aia. Possiamo girare la casa tranquillamente? Ok, perfetto, andiamo. Guarda. Ma qua si esce, wow. Ok, forse è meglio non uscire. Wow, hai una casa veramente bella. Guarda che mi uscire subito, guarda che l'effetto dell'acqua sparisce. Ma non siamo sott'acqua ora, cioè quando usciamo poi dobbiamo fare in fretta. Però per ora no. Perché, vabbè, ma perlomeno stiamo un po' con lui. Magari scopriamo che è una persona gentile. Vedi, qua c'è un'altra uscita. Qua c'è una chest con un'altra chest. Oh, al cui interno c'è una chest. E la piazzo subito. Al cui interno c'è un'altra. No, scherzo. Cosa che vuoi? Mia, qui c'è una cantina. Come c'è una cantina? Fai vedere. Ah, ma non c'è niente. È una cantina semplice. Che però qua dà sulla cucina. E c'è dentro la cucina niente. È povero. Oh, ma c'è un disco. Ma questa luce perché non funziona? Oh mio Dio! Oh mio Dio, c'è una stanza segreta. Entra, entra, entra. Fammela chiudere così non si accorge che l'abbiamo trovata. Luca rinasci, Luca rinasci, Luca rinasci. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ci sono dei cadaveri. Oh. C'è un orsacchiotto, questo è mio, paura. Proteggimi, Teddy Bear. Ho trovato oro. Oh Teddy Bear, sono con cosa dormite? Voi fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ma chi se ne frega dell'oro? Ci sono dei cavoli di morti, ci sono dei cadaveri. Oh no. No, ci ha scoperti. Ci ha scoperti, via 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 via. Jumpscare. Apri. Esci. Fuori. Fuori. Fuori, 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 fuori. Usciamo, non posso uscire. Non posso uscire, picchialo. Mannaggia. Dobbiamo ucciderlo. Con la cantina, la dobbiamo cantina. Ucciderlo. Dobbiamo ucciderlo. Non si apre. Dobbiamo ucciderlo. Picchialo, Tele, picchialo. 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 Ma cosa picchialo? Ma sta scappando, perché? Ti prendo per la coda, brutto pesce maniaco. Quando una persona muore, si accetta la sua morte, non si cerca modi per risuscitarla. È sbagliato. È da Gianmarco Zagato questa cosa. Dov'è? Dov'è quanto urla? Fuori. Dov'è? È morto? Yeah. Urlo finale e usciamo prima che respawni. Usciamo, usciamo, usciamo. Si può uscire? Ok, sì. Si può uscire, c'ho l'effetto respirazione? No. Non lo so. Dimmi di sì. Dimmi di sì. No. No, non ce l'ho. Corriamo, 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 corriamo. Ho detto che siamo una barca. Corriamo. Dobbiamo tornare. Là c'è una spiaggia che avevo visto prima con delle cose strane. Non ce l'ho andato solo per andare nella casa che mi sembrava ancora più strana. Ed è laggiù. Dobbiamo andarci. Ci siamo, guarda. Mi sa che non siamo però in un posto amichevole. Come? Ma parla, parla. Ma in game. Oh, che vuole da me questo? Ma Luca, ma non era morto? Tele, credo che sia comandato da qualcuno. Io non ho mai visto con quegli artigli rossi. No, 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 Tele. Oddio, vado via, vado via, vado via, vado via. Vado via. Sì, e ci speravo. Via. No. Sto girando attorno all'albero. Oh. Oh, aiuto! Il mio orsacchiotto mi proteggerà! No! Non mi ucciderai, non mi uccidere! No!